andiamo all'Hollywood e mi dicono c'è Asia Argento. Io non l'avevo mai conosciuta. Cazzo, l'hai conosciuta lì? Sì, no, però ti dico peggio, no. Peggio ancora. Dov'è? Fatemela vedere. Ma no, ma Morgan, cioè che cazzo, ma non puoi, cioè in che condizioni sei? In quel momento Asia Argento era una super diva. Era un must, cioè. Era una... Esatto, cioè era proprio wow, cazzo, c'è Asia Argento. Cioè, e però mi hanno detto che limona con Grignani. È lì posso dirti, combattere dov'è? Contro Grignani no, è difficile. Ma io in quelle condizioni potevo combattere con King Kong, con King Kong, capito? Però cazzo, Grignani ai tempi, cioè, era top. Cioè, fatemelo vedere. Ma lui era tipo Scarface, cioè non sentiva niente. Musica selvaggio, podcast music. La vita non è un'avventura, né un problema da risolvere. Sa cos'è? Muschio selvaggio. Siamo io e te. Muschio selvaggio. Ciao ragazzi, benvenuti a Muschio Selvaggio. Oggi con noi avremo un ospite che sicuramente lascerà il segno nella musica e ha lasciato il segno nella musica italiana, nella televisione, nella comunicazione, ed è stato crocevia secondo me di tanti casi della storia della comunicazione italiana. Due volte vincitore della Targa Tenco con Canzoni dell'appartamento, che a mio modesto parere, ma non credo solo a mio modesto parere, credo sia stato inserito tra i 100 migliori album italiani di Rolling Stones. Confermi? Ma lui che cazzo gliene frega? Non lo so. Lui è un anarchico prestato al pop, secondo me. Diamo il benvenuto a Marco Castoldi, in arte Morgan. Buongiorno. Io aspettavo solo l'applauso, stavo già così. No, l'applauso è bello quando è. Come stai? Prossima domanda. No, allora, è una domanda che è interessante, perché se uno deve rispondere seriamente, magari può anche scrivere due libri. E se ti devo rispondere formalmente, ti dico bene. No, però, no, diamo un valore a questa domanda, soprattutto alla risposta. Sono innanzitutto detesto il clima molto caldo, per cui già mi affatica. Però è al di là di me. Io dentro ho una complessità, per cui sto bene. Se guardo alcune cose della mia vita, se metto l'occhio su altre non sto bene, quindi sinceramente sì, va bene, perché è un periodo che secondo me, per quanto mi riguarda, è una mia specie di rinascita, per cui certamente va bene. Ti senti in un periodo di rinascita? Sì, ma è una rinascita che c'è sempre stata, in qualche modo io sono sempre uno che rinasce e quindi sono anche sempre uno che muore, però, perché sono costantemente alle prese con delle situazioni molto deep, molto profonde, perché è il modo in cui io prendo le cose, quindi mi piace a volte anche soffrirne, cioè nel senso che il dolore ha una nobiltà incredibile e soprattutto è uno stato mentale e sentimentale che ti permette di vedere molto di più le cose, quindi il dolore è anche un marchio che ti eleva, non è soltanto, non ho mai pensato di essere uno sfigato quando le cose vanno male, ecco, questa parola a me non piace per niente, perché va male, ma cioè in una dinamica continua di bene e male, di successi, di sconfitte, cioè è il bello della vita, sennò che cavolo è la vita? Non è e la definizione di sfigato allora qual è per te? Lo sfigato è, per me è quello che è omologato, è quello che assomiglia a tutti gli altri, è quello che non ha niente di diverso. Lo sfigato è quello nel mucchio, la pecora, cioè, quindi praticamente quello che poi invece paradossalmente si sente figo, perché no, sai, quelli che copiano gli altri è perché loro vogliono appartenere. Poi gli italiani sono bravissimi in questa cosa, a sembrare parte di un gregge, no? E poi ultimamente sempre di più così, quindi io vedo sfigati i ragazzini che, ecco, questi qua della Lamborghini per me sono degli sfigati, quelli sono gli sfigati veri, perché veramente la loro vita è una sfiga, cioè.
Sì, non credo si possa dire il contrario. Io voglio partire dagli inizi. Vorrei cercare di fare un'intervista che non è mai stata fatta. Credo che poi il contesto, avendo già fatto magari l'intervista al Cerbero, il contesto secondo me web ti permetterà di aprirti di più e di essere meno utilizzato come macchietta, come tante volte con grande dispiacere ho visto fare in televisione. E vorrei partire proprio da un tema che hai già toccato. Vorrei partire dagli inizi, quindi dal giovane Morgan, no? Tu nasci nel 72. Guarda, io nasco da una famiglia innanzitutto molto banale in un certo senso, però sai, negli anni 70 il boom impiegatizio, mio padre era un infelice cronico, faceva quello che non voleva fare nella vita e io non l'ho mai conosciuto felice, però vedevo dei Super 8, dei filmini dove che erano stati fatti negli anni 60, che ogni tanto proiettava, dove lui era diverso. Dove era felice. Dove era felice. E diceva a mia madre, ma questo chi è? È il tuo padre degli anni 60. Sì, mio padre quando prima di avere figli. Ma non è che siamo stati noi, io e mia sorella, più o meno nati, io nel 72, lei nel 71, l'anno prima. Non credo, perché lui veramente molto affettuoso era mio padre, estremamente. Tutte le foto che ci sono, ha in braccio sempre noi bambini. Poi io me lo ricordo perché è morto quando io avevo 15 anni. Però, ecco, mio padre era un soggetto... Mia madre invece è un insegnante di scuola elementare, che è andata in pensione con quelle pensioni che facevano di 18 anni di servizio, quindi 18 anni, 6 mesi, un giorno. Lei che aveva iniziato a 18enne, appena diplomata, a fare la maestra elementare, si è trovata a 35 anni che era in pensione e quindi ha iniziato a fare altre cose. Poi dipingeva, suonava il piano e si è diplomata in ottico, faceva l'ottica, cioè di tutto, qualsiasi cosa. Mia madre era ancora viva e non si è mai più risposata, è una donna veramente problematica, però in un certo senso io sono grato, non idealizzo la mia infanzia, non sono figlio d'arte e quindi ho lottato con la società ma non con la famiglia, perché mia madre e mio padre hanno sempre apprezzato il fatto che io fossi creativo, perché immediatamente appena sono nato, io quando hanno scoperto dopo pochi giorni che l'unica cosa che mi teneva tranquillo era la musica, no? Ascoltarla. Per cui io da quando sono nato sono nella musica, cioè non c'è mai stato un momento che ho detto io voglio fare il musicista, cioè io sono naturalmente sempre... È stato partorito dalla musica? Sì, il pianoforte che suonava mia madre c'è sempre stato in casa, la chitarra c'è sempre stata, i dischi si sono sempre ascoltati. Per me, così come c'è una sedia dove tutti si sia, c'è il pianoforte cullato dalle note, diciamo. Sì, anche perché poi non si guardava tanta TV, mia madre si metteva lì, suonava Beethoven, mia sorella ci addormentavamo, oppure suonava certe cose, tango, jazz, un repertorio un po' misto, non solo musica classica, anche roba moderna, colonne sonore. Cioè ho avuto subito, guarda, a 6 anni io in chiesa sono scappato fuori una domenica e mi sono messo a cantare pezzi di Elvis su un muretto che c'era. Si è radunato lì un po' di gente e cazzo, era uno spettacolo. Quello era uno spettacolo. Il Morgan, mostro da palcoscenico. A 6 anni già, embrionale. 5-6 pezzi, mi sono fatto pagare perché mi hanno dato le monetine. Cioè, da lì ho capito tutto subito. Mio padre è tornato fuori dalla messa, si è incazzato come una bestia. Io ho detto: no, non hai capito niente. Cioè, ho pensato che lui non aveva capito un cazzo, che io invece dovevo fare quello nella vita e non ho mai avuto il problema di dire cosa faccio da grande. Quindi, subito questa cosa, no? Per cui il Morgan. Cosa facevo? Cioè, appena 8-9 anni, subito sintetizzatore, computer, facevo con 4 piste, registravo i miei pezzi, li chiamavo, cioè, album, poi andavo a volantinare a venderli in giro per strada, cioè veramente io nella musica sempre. E poi quando sono arrivato alle medie ho obbligato, c'è stata questa cosa fantastica, la nevicata dell'85, nel 1985 la più grande nevicata di tutti i tempi, quindi tutti sono stati, noi ragazzini, rimasti tutti a casa perché non si andava a scuola, non uscivano di casa la gente perché c'erano 3-4 metri di neve. E in quei giorni, che sarà durato una decina di giorni questa calamità, io ho nel palazzo dove vivevo a Muggiò, in provincia di Milano, vicino a Monza,
obbligato, diciamo così, tutti i miei coetanei a suonare, e ho fatto la band. Ho detto: tu suoni il sax, tu suoni la chitarra, tu suoni la batteria. E siccome erano di più, ho smantato la batteria, ho detto: tu suoni il rullante, tu suoni la cassa. E quindi da lì è nato il gruppo, e ho sempre fatto gruppi obbligando gli altri a far parte del gruppo, perché loro non volevano fare. Sei sempre stato il leader dei due gruppi. Più che altro sono sempre stato il gruppo. E così anche con i Blu Vertigo, che è sempre stato. Poi allora c'è stata comunque il mio primo contratto discografico, l'ho fatto proprio al liceo, ero in seconda liceo, avevo 16 anni, era appena morto mio padre, e io avevo anche il problema di dover mantenere mia madre e mia sorella. Avevi 16 anni, giusto? Sì, 15. Posso farti una domanda? Dimmi. Che è una cosa che proprio mi interessa e ogni tanto mi interrogo, no? La scomparsa di tuo papà, come l'hai vissuta, come l'hai metabolizzata? Perché dal mio punto di vista deve essere qualcosa di terribile da affrontare, e soprattutto se in qualche modo psicologicamente si dice che poi il trauma che si lascia al figlio con una morte così violenta porti il figlio a pensare che sia in qualche modo colpa sua. Mio padre si è tolto la vita tagliandosi le vene, tra l'altro in un modo veramente elegante. Cioè, lui che era una persona elegantissima, io non so come cazzo abbia fatto a fare una cosa del genere. Cioè, lui ha preso una lametta, è partito dal polso e ha seguito in modo come se facesse un disegno tutto il braccio, arrivando fino al collo. Poi dopo l'ha rifatto su un'altra vena e ha ritracciato questa cosa, quindi due tagli lunghissimi. Non contento di questo, ha preso la mano che evidentemente c'aveva il sangue che grondava, il braccio che cadeva, e ha fatto la stessa cosa sull'altro. Quindi praticamente si è disegnato le vene, dopodiché si è lasciato cadere. Cioè, ed è una cosa... Io non si era mai aspettato, perché non era un poeta, perché non era un romanziere, non era un romantico. Però vedi, tu riesci a dargli una connotazione artistica a questa cosa. Ma che cosa posso fare, scusa? Cioè, alla fine, ecco, quello è il punto. Dici, come l'hai vissuta? Ti capita una cosa che è fuori da ogni immaginazione, cioè che non avevi veramente previsto. A 15 anni, in un momento comunque di spensieratezza, e ti viene un... almeno a me, un punto di domanda gigantesco, perché cominciano a partire una serie di domande. Cioè, ma il padre è l'istituzione, in un certo senso. Il padre è colui che ti ha insegnato quel che è bene, quel che è male, come si fa a fare le cose, come si fa proprio le elementari, no? le cose, come si fa a fare le cose. Cioè, il padre ti ha insegnato tutto, ti ha portato fuori, ti ha fatto conoscere il mondo, ti ha fatto vedere come si fa dalla pipì al guidare la macchina, al fumare la sigaretta, cioè qualunque cosa. Ed è l'istituzione patria, infatti viene da lì la parola. Che a un certo punto patria viene meno, decide di sparire. Decide lui che basta, allora metti in dubbio tutto, perché ti cade tutto quello che sapevi e che per te era giusto fare o non fare. Perché l'istituzione è come se il governo fa un golpe. Cioè, il governo decide di autocadere, perché il Papa Ratzinger fece una cosa del genere. Perché un padre della Chiesa che decide che non è più padre, lì mi ha ricordato mio padre. Dico, come fa a rinunciare al fatto? Sei padre della Chiesa? No, non sono più padre, rinuncio. Quindi è un abdicare dal proprio ruolo. Secondo te è anche un atto egoistico? No. No, perché non credi? No. No, no, anzi, poraccio. È un atto... No, ma il suicidio in generale. È folle. Perché? Cosa succede, secondo me? Che non vedi più niente. Cioè, tu hai... guardi e non vedi. Per cui vedi buio. Non c'è un'uscita. Non trovi più l'uscita. Io se guardo qua, le uscite le vedo, no? Se scoppia qualcosa, io cioè, piuttosto esco dalla finestra, faccio fatica, mi calo e mi faccio male, ma l'uscita la vedo. Ecco, quando uno si ammazza, non vede più un'uscita. Non c'è. E quindi è completamente buio. Oggi, perché lui ha fatto nell'88 questa cosa, 1988, sì. Non c'era manco la parola depressione. Cioè, voglio dire, la psicologia, anche la medicina della mente era a livelli estremamente primitivi rispetto a oggi. Non c'era supporto. No, oggi una persona così va magari da uno psicologo, si apre in qualche modo. Perché lui non aveva avuto proprio nessuno che gli avesse detto... vabbè, ma apriti, parlane. Non c'era quella strada proprio, cioè la strada della comunicazione. Non sapevamo proprio, ci siamo caduti dal pero, perché uno così, che è un padre, che fa
la commedia di essere padre, no? Perfetto. Un giorno, pa, fa sta roba. Non c'erano mai stati avvisi di alcun tipo? Beh, negli ultimi tempi sì, era diventato un po' violento. Tu, personalmente, quanto ha segnato questo evento? Posso dire delle cose che non ho mai detto? Ma certo. Me ne sono vantato. Che può essere un gesto, diciamo, dissociativo magari, no? Anche disperato. Perché comunque... Oh, non ti rimane più niente. E, come dire, usi questa cosa, almeno, dici, almeno ci prendi un lato positivo, ne trovi un'utilità. Cazzo, cioè, no, oltre al danno la beffa, se no, cioè, no, no, oltre ad essere una cosa traumatica terribile, allora io ho cercato in qualche modo spontaneamente, però è stata una cosa veramente spontanea, e questo l'ho sentito proprio il giorno del funerale. Io ho sentito un privilegio di essere un figlio di un suicida. E questa è iniziato quel giorno la mia percezione di esclusività? No, l'essere filosofo. Quella lì, la filosofia. Per me è iniziata la filosofia in quel momento lì. Perché la filosofia è chiederti che cos'è questo. Cioè è saper fare le domande più importanti e radicali della vita. Il filosofo non risponde alla domanda, formula la domanda. Così come il teologo si mette in ascolto, il filosofo discute, fa la domanda. E quindi io ho cominciato veramente a, ecco perché ho tatuato il punto di domanda. Perché ho avuto grande fiducia nel punto di domanda, cioè come ancora di salvezza, il punto di domanda che poi è effettivamente un momento anche della letteratura, l'ho ritrovato tante in Amleto, no? Essere o non essere, questo è il problema. Quello problema è la vita stessa che diventa il problema, cioè essere o non essere, infatti te lo poni, cioè dici morire o vivere? Cioè questa idea qua, perché ti scompare qualcosa immediatamente, così improvvisamente, non c'è più, c'era e poi non c'è più. E anche poi non sei sufficientemente strutturato, però io ti dico, lì ho iniziato, ho fatto così, cioè la mia casa, che era, c'era una cappa nera, perché mio padre negli ultimi tempi aveva portato l'horror proprio, il film horror, cioè... Vedevo questi occhi qua completamente spaventati. E con me si era un pochino aperto, perché nel senso, siccome lui aveva problemi economici, chiedeva a me i soldi perché io andavo al piano bar. E io avevo capito, avevo annusato delle cose. Lui infatti la sera prima di fare quel gesto, è venuto, io stavo dormendo, mi ha messo sul comodino un rullino di una macchina fotografica con dentro 100.000 lire. Arrotolate, e mi ha detto così non potrai mai più dire che non te li ho resi. E questa cosa, poi il giorno dopo sono andato a scuola, lui mi guarda dalla finestra, cioè così, e poi io andavo a lavorare perché mi piaceva molto fare la musica e lui mi aveva accompagnato negli ultimi giorni, così mi portava a fare, io avevo 15 anni, facevo piano bar, mi davano anche tipo la 100, la 200, era una figata per me, no? Lui mi accompagnava perché non guidavo, montavo la mia tastiera e stavo nei piano bar dove c'erano gli adulti, io avevo 15 anni, però ero talmente bravo a suonare che intrattenevo gli adulti, facevo la sala da ballo, gli facevo le coppiette, quando volevano limonare gli facevo le canzoni d'amore, quando volevano ballare facevo la bamba, tutti che ballano, cioè 15 anni. Dopo lui aveva avuto questo problema e ho dovuto mantenere la mia famiglia, per cui ho cominciato a farlo di lavoro veramente tutti i giorni. Certo, tutti i giorni. È stata anche la tua svolta. Andavo al liceo e andavo a scuola, andavo al liceo, andavo a lavorare, tornavo alle 5 del mattino, alle 7 ero a scuola, cazzo dormivo sul banco. Poi dopo mi hanno bocciato, però io andavo tutti i giorni, andavo a suonare, poi d'estate facevo le navi, i villaggi turistici, io portavo a casa 4 milioni, 5 milioni al mese, ho pagato la casa, ho mantenuto tutti, mia sorella ha continuato a studiare, si è laureata, io ho fatto il conservatorio, cioè proprio... Vai, porca puttana. Piccolo Stakhanov della musica. Sì, cioè mi sono messo a dire, ok, è una disgrazia, però fuori i coglioni tutti, fuori i coglioni.
Cioè, e quindi oggi quando la gente magari non mi rispetta perché non sa che io comunque sono uno che ha fatto veramente fatica da bambino per mantenere mia madre, fare cose del genere, a me, cioè, mi girano i coglioni pesanti, perché non sanno che fatica io ho fatto per essere quello che oggi sono. E cosa sono oggi? Sono la stessa persona. Sono la stessa persona che si mette, come dire, alla prova qualunque cosa. Io non voglio che la mia fama mi preceda, lei non sa chi sono io. Io non l'ho mai pensato. Cioè, io mettimi alla prova qui e io ti faccio vedere se valgo o non valgo. Se non valgo, vado fuori dal cazzo. Cioè, ogni giorno io sono messo alla prova. Facciamo un salto temporale. MTV. MTV non esisteva prima che andassimo noi, cioè, insomma, c'era, però era un'altra. Però tu fai parte di quegli artisti generazione MTV. Ma secondo me sì, è stato bellissimo. Io un periodo storico. Andrea Pezzi c'era. Chi c'era? Andrea Pezzi, che era il VJ da cui secondo me è nato un po' tutto questo intellettualismo anni 90 italiano. Ma non è uno che adesso fa roba tipo high tech? Sì, lui l'ho conosciuto. L'ho conosciuto in altri ambienti lavorativi. Lo so, immagino. Poi c'era Francesco Mandelli, che poi è diventato un attore fantastico. Sai cosa è successo? Che c'era, noi facevo MTV, facevo una trasmissione con Andrea Pezzi, si chiamava Toku Show, e che era un talk show un po' folle, dove io suonavo e lui presentava. Nel pubblico c'era sto tizio che a me mi era piaciuto perché aveva la faccia da vecchio. E allora gli ho detto, dai, vieni giù. Ed era, gli abbiamo detto, ma tu sei non giovane, tu sei non giovane. Ed era il non giovane. Noi abbiamo battezzato non giovane e ha fatto... L'occhio da cineasta, no? L'individuazione di un caratterista. Se ci pensi, quel periodo storico, discografico, televisivo, perché era la musica che incontrava la televisione. La prima volta, tra l'altro. Era ha segnato la mia generazione, era credo. Ma anche videoclip. Allora, i videoclip in realtà, allora, i videoclip io mi ricordo, cioè avevo 11 anni perché era l'83 ed è nata Video Music. Quella è stata la prima televisione in Italia, lo spot era 24 hours a day, 24 hours a day. Cioè noi guardavamo, cioè io 11 anni guardavo Goldrake, Gigrobo d'acciaio, Daitan 3, i cartoon, e improvvisamente sono passato da Goldrake ai videoclip, perché quella roba fu un flash, cioè tutto il giorno a vedere questa cosa. Quindi la cultura della musica pop per tutti quelli della mia generazione è stata veramente naturale, perché, cioè, noi non avevamo PlayStation, non avevamo altro che MTV, Video Music. Allora Video Music passava videoclip tutto il giorno, e noi quindi abbiamo imparato questa cosa alla British Invasion, c'era la New Wave, c'erano quindi praticamente tutti questi gruppi, no? Qua Duran Duran, Spandau Ballet, Depeche Mode, però c'erano anche gli Ultravox, e c'era Madonna e David Bowie, cioè noi scoprivamo sta roba qua, e anche l'Italia scopriva sta roba, no? Poi tu fai alcuni anni, 83, 84, e poi voi vi siete tu sei cresciuto con Video Music, ma poi hai fatto parte, esatto, della generazione MTV. Che erano, cioè in realtà io credo che quello che poi abbia ucciso MTV siano stati i videoclip. Cioè quando hanno smesso di fare format e hanno introdotto solo videoclip. Ma hanno manca smesso. Uno step però lì in mezzo, dall'83 al 92, 93 di MTV. C'è in mezzo una cosa che si chiama DJ Television. DJ Television. Che era Claudio Cecchetto. Certo. Cioè Radio DJ, che intanto diventava quello che era. E c'era su Italia 1 questo programma al sabato pomeriggio che era DJ Television, dove i giovanissimi che aveva scoperto Cecchetto erano Pieraccioni, Amadeus, Linus, Fiorello. Cioè tutti. Albertino, capito? Jerry Scotti. Jerry Scott. Tutti. Apriamo piccola parentesi su Jerry Scotti. Sì. Caro amico Jerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ma ci continui ad insultare. Ma perché? Ma non lo so. Ha fatto un TikTok molto divertente. Ma no, brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando. Molto prima di questo, cioè è venuto... Ma lui insulta veramente o lo fa? No, beh, non lo so, come del Livore. Ma è venuto qua. Abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato dire che non sapevo chi fosse Streller.
Uccidimi ora. Quello. Uccidimi. No, me l'hanno guccinimi. Guccinimi, guccinimi. Non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto, avvelenalo allora. Ha fatto un'intervista dove mi ha dato dell'ignorante. Tra parentesi, il giorno in cui io dissi questa cosa qua, le ricerche su Strehler su Google si impennarono, quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler. Diciamo una cosa importante proprio su questo, che palesare la propria ignoranza alle volte è salvifico, non solo per noi stessi. Guarda, l'ignoranza è una cosa che è una parola condivisa, tra l'altro, interessante. Non c'entra con l'intelligenza, no. Non c'entra con i sentimenti. L'ignoranza è uno stato di, vuol dire non conoscere, ok? Certo. Allora, io personalmente sono estremamente ignorante, estremamente. Eppure sono uno degli uomini più colti del mondo. Come faccio a essere ignorante? Ci sono un sacco di cose che non so, e sono molte di più di quelle che so, ma molte di più. Cioè, ci sono quante materie che io non conosco? Parliamo di, non so, ma anche semplicemente geografia. Se tu mi parli della geografia del non so, del Giappone, non so, le regioni del Giappone, le città del Giappone, che ne so io? Cioè, nel senso, sono ignorante. Allora, ma senza andare poi così lontano, sono ignorante di calcio, sono ignorante di musica. Ma quanta musica io non conosco? Ma sai quanta musica non conosco? Io mi sento un ignorante, una capra, quando si parla di opera, ad esempio. No? Anche perché spesso si dice più studi e più ti rendi conto dell'ignoranza. È lì il punto. Beh, della però mancanza. Tu hai una capacità incredibile. Con poche informazioni, sembra che so un casino di tu cose. Tu hai una capacità incredibile. Tu non lo sai, ma sei la persona che mi ha insegnato a fare televisione. Eppure io non so fare televisione. Cioè... Non è vero. Ma perché io non sono televisivo? Non è vero. Secondo me hai una capacità che va oltre la cultura. Ovvero che quando non sai una cosa, a volte, io ti ho visto a volte parlare del rap, che non è ovviamente sì, il tuo. No, però dipende quale rap, perché comunque c'è quello dei miei tempi, esiste. Sì, ma tu ogni tanto racconti delle cose che non sai, ma le racconti talmente bene. Bravo. Che è più interessante far finta che sia vero quello che tu stai sì, dicendo in quel momento. Che dice, è vero. E quella è una dote che va oltre la cultura. Vabbè, c'è questo ma l'hai fatto anche prima? Scusami se ti interrompo. L'hai fatto anche prima nella descrizione del suicidio di tuo padre. L'hai colorato in un modo Bravo. Particolare. Allora, questo filosofo che io adoro, che si chiama Noam Chomsky, che è un filosofo americano, che in realtà era un professore di grammatica, un filosofo della lingua. E poi però, lungo andare, ha ragionato talmente tanto su società, persone, linguaggio, lingua, comunicazione, che è diventato Chomsky quello che ha inventato il concetto di no global. Okay? Lui definisce uno come me the speaking subject, cioè colui che parla. Io sono uno che lo speaking subject, secondo Chomsky, è una persona che con pochi dati riesce a organizzarli in modo tale che quando li ributta fuori sono stramoltiplicati e in realtà sembra che abbia in mano un sapere che non è paragonabile alla pochezza di quello che è, da cui parte, no? Per cui e sono persone che sono quasi tutti così, quelli che riescono a raggiungere una larga, come dire, un ampio orizzonte di pubblico e di auditorio. E io sono uno che quando fa musica, siccome sono specifico nella musica, faccio musica tra virgolette di nicchia, ma quando parlo in televisione, proprio perché non so un cazzo, mi rivolgo a tutti. Cioè, e questa è la cosa paradossale, no? Sono talmente generico che va bene per tutti. Cioè, sono largoli, mentre musicalmente no, sono talmente pignolo che quello che io faccio nella musica lo capiscono in tre. Agli altri non gliene frega un cazzo, perché è molto specifico, no? Certo. Capito? È completamente diverso. Però diciamo che è anche un'ottima tecnica per rimorchiare questa. Quale? Vabbè, sì. Quella di parlare di qualsiasi cosa. E... Lo sai qual è l'ottima tecnica per rimorchiare, secondo me? Ah. E io comunque devo dire che sono uno che... Cioè, ho 51 anni... Ne hai fatte. Ancora? No, me ne faccio. Cioè, nel senso, cioè siamo proprio sempre bene. Non mi lamento. No, sai qual è la tecnica? Avere sempre un libro di poesia in tasca. Funziona sempre. Sì, perché comunque sono quelle cose che vanno
ed è giusto. Cosa consigli? Ginsberg? 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 No, io in genere sono su Baudelaire, i francesi di quel periodo. Sul classico. Sì, perché, ma anche italiani, ma anche, guarda, va bene, non so. Pasolini? Ma sì, Pasolini, però Pasolini sono libri grandi, è difficile trovare un piccolo libro. A me piacciono i libri piccolini, no? Quelli di dove la poesia, anche per, capito, la leggi, sono quattro righe, ok? Bam, Ungaretti, top. Ungaretti, un po'. La salvezza era Mi illumino d'immenso. No, però anche tante. Pensa come definisce la masturbazione Ungaretti. Quando Ungaretti dice: la poesia si chiama mandolinata. Mi levigo come un marmo di passione. Punto. Queste erano quelle quando ti chiedevano, no, una poesia a piacimento. Ungaretti non era anche quello che diceva guerra solo igiene del mondo? Penso di sì, non lo so. Questa è l'altra poesia che so, è questa: universo con il mare. Mi sono fatto una bara di freschezza. Bellissimo. Dai, cazzo. Bellissimo. Cioè, bellissima. Bellissimo. Torniamo a noi, MTV. Ho fatto un disco a 16 anni per la Sony, per la Mercury, che era Polygram allora, Polydor. Mm-hmm. E il mio primo disco, in inglese. Quindi lì c'era, abbiamo fatto videoclip, si faceva la promozione. Tutta la promo che una major ti può far fare. Certo, improvvisamente mi ribalto, quindi vado da spettatore a protagonista e comincio a fare le interviste. Ma il fatto è che io le interviste me le ero sempre fatte da bambino, io sono pieno di cassette dove io mi faccio interviste, cioè dove c'è proprio con i miei nomi d'arte, tipo abbiamo Kevin Murmur con cui dei nomi. Ma poi ai tempi si utilizzava molto l'americanizzazione dei nomi italiani. Io che cambio voce dico sì, è un mio ultimo album, cioè, delle cose, quindi comunque per me era normale, cioè, tu eri certo che saresti arrivato lì? Sì, finalmente ero arrivato lì, quindi comincio ad entrare nel mondo della musica barra TV, perché poi alla fine era la stessa cosa, sì, la TV musicale. Quindi naturalmente tutti quegli anni lì, poi dopo primo disco, secondo disco eccetera, nasce MTV. Cioè, nasce MTV. MTV c'era già in America, noi la guardavamo, quella americana e quella inglese, ma in Italia finalmente portano MTV, apre MTV. La rete che si chiamava prima Rete A, mi sembra, Rete A, sì. Si commuta in MTV. In MTV, sì. E allora era in costruzione, era un cantiere. Dove praticamente c'era... Un cantiere mi sembrava una factory, magari. Beh, in realtà c'era la ricerca di... chi è che la fa adesso? Chi la fa? Che famo? E noi eravamo fuori con il nostro primo album, con i video, che erano fighi, Quindi, cioè, MTV, non gli sembrava vero che avesse un gruppo italiano che gli forniva della roba da mettere. Per cui io sono diventato un'icona di MTV. Quindi facevo le interviste e alla fine... Dai, ma perché non facciamo questo programma, questa trasmissione? Abbiamo pensato appunto con Andrea Pezzi, Mao, e il direttore era Antonio Campo Dall'Orto, che aveva la mia età, ed eravamo praticamente a costruire una cosa. Abbiamo inventato del sushi, sashimi, dei programmi, adesso non ce li ricorda più, ma io avevo portato Carmelo Bene, ad esempio. Bah. Cioè, delle cose, delle pazzie, Carmelo Bene MTV, cioè lui faceva la sigla finale di sashimi, poi Battiato, perché io già lavoravo con Battiato, ero amico suo, e portavamo Battiato a MTV, per cui era diventata una cosa figa, perché aveva questi cazzo di grandi punti di riferimento, no? Però io potevo lavorare come volevo, perché lanciavo le idee e me le facevano fare. C'era, diciamo, un terreno fertile, sì. E c'era la rapidità di poter fare le cose. Anche l'urgenza, c'era proprio l'urgenza, e poi arrivavano grandi star e volevano venire a MTV, per cui era diventato anche una roba veramente figa, trendy, cioè veniva Lou Reed, faceva concerto a MTV. Chi hai conosciuto tu grazie a MTV? Tutti. Vai, tutti. Dimmi l'incontro più grande che hai fatto. Da Madonna, Irem, a Robbie Williams, cioè i Suede, Duran Duran, cioè in ascensore con Irem, ad esempio, cioè, con Roger Waters dei Pink Floyd, cioè in ascensore con Roger Waters, io ero imbarazzatissimo, però cioè, era normale, capito, tutta questa cosa. E noi poi siamo andati anche a Londra, dove abbiamo, diciamo,
buttato le basi per una eventuale, perché i Blue Vertigo, la prima MTV Award, si chiamava EMA, l'avete vinto Europe voi, Europe Music Award, l'abbiamo vinta noi, quella festa fu mitologica. Raccontaci, no, questa cazzo prego, di festa, ma prego, ascoltami, no, me la devi raccontare senza filtri, vai. Allora, tanto non sono più, non ho più il contratto con la Sony, io parto da che io ero già fuori molto prima di iniziare a salire su quel cazzo di palco per dire, io ho detto, alla fine ho detto Dante sbagliando, fatti non fummo per vivere come bruti, non so perché mi è presa questa cosa, cioè non è che ho detto grazie alla Sony, grazie, io ho recitato Dante quando hai ricevuto il premio, sì, io mi sono messo a recitare Dante e la gente è basita. Ma da lì, cioè, perché io già stavo un po' messo male, perché era tutto il giorno che comunque lì nel backstage con Zucchero, le Spice Girl, i Rem, bevevamo, io non sono uno che beve, no? E mi ero trovato ubriaco a salire su quel palco. E lì, ho detto, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Zero applauso. Momento di gelo. Sì, gelo. Poi comunque, vabbè, torniamo a sederci. C'era chi è questa, Franca Potente e Thomas D. Come si chiamavano? Comunque avevano vinto per una specie di colonna sonora rap. E abbiamo fregato i posti, litigio, Giorgio Armani incazzato con le Spice Girls, casino, Robbie Williams che scappava con sua madre che lo rincorreva perché si faceva ancora, si faceva nei bagni, sua madre dava a becca, cioè una storia. Cioè, io però comunque mi vivevo tutto questo in maniera psichedelica perché io ero fuori. Allora, prendiamo la macchina, usciamo da questo palazzetto. C'è da un'altra parte del palatrusta, no, del forum d'assago, nell'anello sopra, c'era il party. C'è il party. A quel punto, per entrare al party, ci voleva un biglietto. Un braccialetto. Braccialetto, che ce l'ho ancora quelli lì. Io con il mio manager, tour manager, così, Demetrio, non so perché ci siamo appartati, io e lui, continuavamo a bere cose dai tavoli degli altri. Infatti io intanto ho scritto un pezzo che si chiama Heaven in my cocktail, nei canzoni dell'appartamento, dove parlo le bevande avanzate abbandonate sono la sostanza più forte che ci sia. Rischiosissimo, tra l'altro. Ad oggi rischiosissimo. Madonna. Ma cazzo, sai quanti anni prima del Covid? Siamo nel 98. No, ma mica no, COVID. Per COVID. Sai che adesso in America ti mettono le, sì, cosine dentro. Ma io era per le cosine. Ma infatti stavo per... Era quella la speranza, era tipo il Klondike, cioè troviamo. Cioè, mica, ci siamo, comunque sono ho cacciato pesante. Idea. Andiamo alla Sony a pisciare. Dentro? No, fuori, andiamo nel palazzo della Sony. Quello ancora in Duomo, cioè, qua vicino. Via Medei. Via Medei, sì. A pisciare, non so, pisciamo alla Sony. Noi sono la prima volta. Tipo i cani. È un bel gesto simbolico. Ci sta. Quindi noi tutti e quattro, Blue Vertigo, poi che era in vero quei cappottoni, no? Cappotti con una Ford Focus che era piena di vomito nelle vasche, no? Bellissimo. Che no, poi io sono andato, adesso sono ancora il libro nero della Ford, non mi danno, nella storia non mi daranno, non mi verrà mai più data una Ford. Vabbè, ormai è in prescrizione, dai, basta. Blue Vertigo sono famosi presso la Ford, come quelli, no, non gli diamo più le macchine. È Blue Vertigo, piena di vomito. Andiamo a pisciare la Sony. Lì io comunque quasi non mi reggevo in piedi. E infatti narrano, e questo è un racconto che io... diciamo che a questo punto il racconto si interrompe per conto, sì, si viene riportato da terzi, sì, per interposta persona, lentamente, cioè tutti hanno pisciato al muro, no? E io ho cominciato a cadere verso all'indietro e sono completamente atterrato sulla piscia. Ottimo. Quindi mi sono sdraiato sulla piscia, mi hanno preso, mi hanno portato in macchina, dove andiamo? All'Hollywood. Allora, io in quelle condizioni non riuscivo proprio neanche a stare in piedi, no? Allora mi prendo un braccetto, uno da una parte, uno dall'altra, e mi portano i fotografi. E io che faccio finta di niente, scendiamo. Nella sua compostezza, tutto bene. Abbiamo compostezza, pieno di piscio. Pieno di... Cioè, andiamo all'Hollywood e mi dicono, c'è Asia Argento. Io non l'avevo mai conosciuta. Cazzo, l'hai conosciuta lì? Sì, no, però ti dico, peggio, no, peggio ancora. Dov'è? Fatemela vedere. Ma no, ma Morgan, cioè che cazzo, ma non puoi, cioè in che condizioni sei? In quel momento Asia Argento era una super diva. Era un must, cioè. Era una... Esatto, cioè era proprio wow, cazzo, c'è Asia Argento. Cioè,
E però mi hanno detto che limona con Grignani. Wow. È lì posso dirti, combattere contro Grignani no, è difficile. Io in quelle condizioni potevo combattere con King Kong, con King Kong, capito? Però cazzo, Grignani ai tempi, cioè, era top, cioè, era... fatemelo vedere. Ma lui era tipo Scarface, cioè non sentiva niente. Però capito, è il mostro finale, limona con Grignani, sei tu sporco, Madonna, di piscio e vomito che devi competere con Grignani ai tempi, però, d'oro. Però anche io ero una big star, per cui capito, facevo finta, era una bella la lotta, la gente mi doveva credere, perché sì sì certo, Morgan, ah, cazzo. Allora praticamente vado, io non mi ricordo se li ho visti loro due, okay. Grignani, Asia Argento, però la notizia è che era più fuori di me, lei non si ricorda che io sono andato là, cioè vi siete incontrati ma non avete ricordo. Nessuno di tutto di questo, bellissimo, è un oblio totale, che bello, poetico, questa è poesia, sì, poesia, bellissimo, poesia. Quindi i fatti raccontano che, e lì c'era il mito, cioè io avevo, guarda sergento, fatemela vedere, dove... io non ricordo niente, però che lei baciava Grignani, quindi questa è la scena. Niente, poi cosa è successo? Torniamo a casa con la Ford Focus, la mitica. Io avevo ancora la patente, non l'avevano ancora ritirata. Il giorno dopo c'è da andare a prendere David Byrne che arriva all'aeroporto di Malpensa. Vado io! Cazzo, con lo stesso cappotto, con la stessa macchina, no, sono andato a prendere David Byrne. Quando David Byrne arriva a Malpensa, a distanza di tipo di 30 metri mi indica, perché aveva capito subito che era è venuto da me. Ciao, così, è salito in macchina, ha tirato giù tutti i finestrini senza dire niente, elegantissimo. Beh, numero uno assoluto, cioè detto, puzza di vomito e piscio. Esatto. Ha detto, I really don't like so much this music. Stavo ascoltando Burt Bacharach. Bellissimo, dai. Su dove quelle note con un olezzo. Lo porto in albergo, però lui era rimasto favorevolmente colpito da me, perché si vede che sto marcione di New York, lui non ne fregava un cazzo di queste cose. Comunque gli sono rimasto... E mi hanno detto i suoi che lavoravano con lui, guarda che lui ti rivuole, insomma che siamo tornati all'Hollywood, perché ho dovuto portare di nuovo David Byrne all'Hollywood per fargli vedere l'Hollywood. Sempre con la mitica Ford? No, la Ford ormai era stata in taxi. Okay. Si siede all'Hollywood David Byrne su una poltroncina con il suo fare proprio da gentleman così, e rimane 4 ore così, cioè a osservare. Mamma mia. E dice, ma va tutto bene? Oh yeah, funny. Rimane così, tipo a vedere la situazione, così, niente, io intanto mi facevo cazzi miei, continuavo le mie scorribande, l'ho preso e l'ho riportato in albergo, dove vabbè, abbiamo continuato in modo che non si può dire, però da lì nasce una grande amicizia tra me e David Byrne, tant'è vero che quando vado a New York lo chiamo sempre, e lui è un mio grande amico. Vedi che figata. E tra l'altro una volta arriva in Italia David Byrne, dopo qualche anno, no? E mi dice, vorrei fare dei concerti con l'orchestra. E gli ho detto, faccio io, gli ho organizzato l'orchestra per i concerti a David Byrne, fantastico. E quella sera che David Byrne si è esibito con l'orchestra che gli ho composto io ero già fidanzato con Asia, avevamo già avuto la nostra figlia, e quella sera lì avevamo fatto una rissa talmente... Ma di che anni parliamo? Del 2002, okay. Siamo un salto. Io e Asia avevamo veramente scazzato pugni, graffi, cose. E io cosa ho fatto? Quel giorno ho preso la giacca dell'anno scorso, me la sono messa e sono uscito a perdermi nel mondo. Sono andato dritto in tutta la stradona del Forlanini fino all'aeroporto di Linate, e passo, c'è l'idroscalo, David Byrne che suona tutto a piedi, e in quel momento lì ho scritto, ho deciso di perdermi nel mondo. Sono arrivato lì, c'era il concerto di David Byrne, me lo sono goduto, mi sono fatto 4 cannoni, basta, sono tornato a casa, Asia non c'era più, era sparita per sempre. Pensa a te che storie. Però. Questa è la mia storia. No, è la storia di una rockstar. Cioè, io ti vedo come magari il parallelismo non sarà il più giusto di tutti, però come un Iggy Pop italiano. Beh, io lo adoro. Ma nel senso che non parlo di musicalmente, però Iggy Pop si è mostrato al pubblico, volente o nolente, perché poi non è che si mostrasse, così come in tante situazioni lui magari non si è voluto mostrare, ma si è trovato in delle situazioni, e nei momenti più alti, da rockstar vera,
ai momenti più bassi. Cioè Iggy Pop, ho letto un libro dove si raccontava la storia di che si capiva quando stava per finire i soldi degli anticipi dei dischi, perché certo, quando li finiva lui dormiva, cioè passava da dormire all'hotel 7 stelle lusso Deluxe a dormire letteralmente in mezzo alla strada. Ma pensa, a me mi hanno sfrattato, lo sai, no? Cioè, ma infatti discende proprio dalla così The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ma la cosa fantastica è che cioè in realtà io mi diverto un casino. Ma secondo me, cioè, anche il modo in cui ci hai descritto parte della tua vita è non solo creativo, ma proprio gioioso. Cioè, tu mi sembri un passeggiatore di un mondo che comunque è colorato, è felice. No, sai cos'è? È veramente. È stimolante, perlomeno. È avventuroso. Esatto. Perché in realtà la vita non è un problema da risolvere, ma è un'avventura. Questo è il fatto. Per me la vita. Ma è... tu ci credi davvero? Io me la sciallo. Io tutti i giorni creo qualcosa. Per esempio, perché la vita mia è una vita di creatività, di idee. Ma cioè, nemmeno nei momenti più bui. Cioè. I momenti bui, ma sono tutti bui. Arriviamo al momento più buio, che secondo me poi è stato veramente una caccia alle streghe, vedendola oggi, no? Sì. La famosa intervista che tu fai per chi cazzo era? Non la faccio per nessuno, me la carpiscono e la pubblicano su Max. Ok, Max. La pubblicano su Max dentro, come dire. Tu fai un'intervista dove potrai aver anche detto delle cose. Dove cagate. Dico cose che dicevo tra l'altro già da tempo. Sì. Semplicemente momento sbagliato, posto giusto nel momento sbagliato. Sostanzialmente tu dici delle cose riguardo alla cocaina che possono essere sbagliatissime. E sì, le si può più... dibattere fino a quanto vogliamo. Però la decisione è stata l'epurazione totale. Sì, totale, perché mi hanno licenziato da X Factor, mi hanno vietato di andare a Sanremo, quindi che era già stato preso, avevo già fatto le prove con l'orchestra, no? Ma lì perché c'è come fai a dire lì che la vita è una bella avventura? No, mi mio. Sono divertito anche lì. Sai cos'è? Sono andato a casa di Celentano e ci siamo guardati Sanremo, io Celentano, e ci siamo insultando tutti. Cioè, vedi, però cioè... è quello che ti dicevo, nel senso, secondo me, poi più che la decisione lavorativa, le persone, sia di quel settore, ma... ciò che sentivi. Oh, raga, tutti i giorni avevo capito, accendevo la TV, telegiornale. Esatto. Apriva, c'erano talk show per mesi siamo andati avanti il mostro, ok? È quello, secondo me, lì il problema, cioè sbattere il mostro in prima pagina, non la decisione di un'azienda. Ma io non me ne rendevo manco conto, cioè io proprio se avessi saputo avrei cominciato pure a denunciare. Invece la coscienza l'ho avuta dopo. A me mi stava pure bene così. Perché ci ho ricavato quello che ho voluto ricavarci, cioè nel senso che anche da lì ho tirato fuori, cioè tanto peggio della vicenda di mio padre non mi capiterà mai più niente, per cui anche da lì ho tirato fuori della linfa, però è cominciata una specie di, come dire, lente deformante della realtà. Ecco, quello è una cosa che è un po' tanto inquietante, tanto, nel senso che la percezione di me è cambiata. Cambiata la percezione, proprio. Sai quando tu ti guardi allo specchio e ti vedi diverso? Ecco, è cambiata non solo per il pubblico, ma anche per te stesso? Sì, per tutto. Cambiata proprio, c'è stata una lente, è una percezione completamente. Cioè, oggi tutto quello che viene rappresentato di me non c'entra niente con quello che io sono. Da quel momento è cominciato una specie di burattino, cioè abilitato, disabilitato. Morgan sì, Morgan no, c'è Morgan, non c'è. Io non c'entravo mai niente in queste cose. Invece, prima di quello, io ho avuto sempre l'arbitrio su tutto quello che ho fatto. Facevo una cosa se volevo farla, non la facevo. C'era credibilità totale. Avevi il rispetto. Io alle volte vedo da parte di giornalisti o altre persone che si esprimono su di te una mancanza di rispetto. Sì, la caduta della dignità civile è stata quella lì, no? La dignità civile. E sai quando ho capito che mentivano tutti? Quando ci siamo conosciuti. Perché noi l'avevamo invitato ad un evento in cui lui non era pagato. Cioè, quindi in quella circostanza, nonostante poi anche lì vicissitudini particolari, niente di assurdo, però lui si è dimostrato assolutamente propositivo ad un mondo che non poteva dargli indietro niente. Certo. E lì ho capito, ma lo sai che il Morgan mostro egoista per questo anche piccolo gesto, che però dal nostro punto di vista fu enorme, secondo me è una grande cazzata. E prima o poi
verrà fuori come deve essere la vicenda delle brutte intenzioni, perché ah, vabbè, quella, là poi anche quella, cioè, quella ci vorrei arrivare prima, però cioè, mi interessava approfondire questo aspetto del mostro, perché poi a conti fatti, no? Cioè, è il contrario? No, ma a conti fatti, una persona che ammette di fare uso di sostanze e poi magari a fare un appendice su con una situazione del cazzo, che va bene. Certo. Ma sarà stato mica il primo e ultimo artista a far uso di queste sostanze? Ma è che siamo in Italia, però. E l'Italia ha tanti problemi proprio di bigottismo, tanti problemi di mediocrità. Ipocrisia. Di tarano sulla mediocrità. Quando uno. Cioè, quella è diventata, come dire, la leva. È diventato come il dispositivo per potermi finalmente. Non gli sembrava vero. Disinnescare. Non mi sembrava vero a certa gente, perché io ero troppo uno che gli pisciava in testa tutti questi qua. Li mandavo a cagare, direttore o non direttore, se fai una cazzata ti mando a fare in culo. E io, prima dell'intervista sulla droga, tutti muti, ma io ero identico a come sono oggi, per cui. E poi soprattutto una cosa, lavorare con me è stimolante, perché io sono vitale, io sono uno che ha, magari cosa, pecco in eccesso, anche in X Factor, no? Vado troppo lungo, dico troppe cose, a volte non si capisce un cazzo, ok, ma è in eccesso, ok? Quindi però comunque pam, sono uno che spara fuori. E, questa gente che magari mi subiva, mi pativa, mi temeva, e molti erano anche, non dico miei colleghi di banco, ma comunque del mio ambiente. Perché alla fin fine, cosa è successo dopo quell'intervista? Che io non ho più pubblicato musica. Mi hanno ucciso. Sai che mi viene una domanda del cazzo. Io magari, che da non farti. Pubblico musica, è paradossale. Io sono musica. È strano questo. Comunque ci sarebbe anche da dire che per essere musica non è necessario dover pubblicare musica. È vero, però minchia, io la patisco. Però fa male. No, mi rendo conto che fa male. Anche perché comunque è il mio. Cioè, star fuori dal tuo campo, cazzo, va bene una volta, due, ma però no, adesso siamo esagerati. Fa male. Ma minchia. Sì. Ti posso fare una domanda? Perché un artista che ha avuto vicende simili alle tue, con uno sliding doors invece di tutt'altro tipo... È Vasco. Tu con Vasco sei mai riuscito ad avere un confronto? No, in quel periodo lì, quando mi succedeva tutto quello, Vasco mi scriveva. E che ti diceva? Tentava, secondo me, un contatto. Mi diceva Morgan for President, mi scriveva. Cioè, mi mandava delle mail. Cioè ti dava supporto. Sì, però diceva sono qui ai Caraibi nel mio yacht. Vabbè. Sì, ok, è un supporto, però. Dai, ci sta anche che non è che venisse lui. Però un minimo di vicinanza te l'ha espressa. Ma me l'hanno espressa tutti, certi, diciamo, persone al di sopra di un certo livello. Perché mi ricordo, mi chiamò subito comunque De Gregori. Non avevo un rapporto con lui, lo stesso Battiato, cioè, però improvvisamente da quel giorno, perché lì c'è proprio una giornata, io dormivo, no, sul divano, perché avevo fatto un concerto la sera prima, e da un po' di tempo da qualche ora c'era frambusto in casa mia, c'era via vai di cose, telefoni, cazzo, troppa roba, troppo, che succede? Mi alzo, mi sveglio, che succede? Chiama mia madre, Marco, perché hai detto questo? Ma che succede, ragazzi? Che cazzo sta succedendo? Apro la televisione, Morgan, cioè proprio aiuto, per telefonata, e Michele Santoro, allora cosa fai? Vuoi venire giovedì o giovedì prossimo? Erano zero telefono, i tempi. Telefono, sì, erano zero. Bonaga, e senti, preferisci fare Vespa o fare Santoro? Ma che cazzo, ma che cazzo? No, ma poi poi dopo non fai altro che confermare. Io ricordo poi il suo intervento ad Anno Zero, dove non sembrava lucido, ma io sfido chiunque, sia sobrio che sotto effetto di stupefacenti, ad affrontare uno tsunami mediatico di quel tipo e a rimanere lucido da solo.
e a rimanere lucido. Perché nessuno aveva capito un cazzo di quella cosa lì, e comunque non c'era mica una persona che mi potesse consigliare o con cui io potessi confrontarmi a bocce ferme di che cosa, quali erano i pro e quali erano i contro. Era talmente uno stare in un bordello, in un naufragio, che si salvi chi può. Cioè, per cui io mi ricordo quando sono andato ad Anno Zero, no, tutti Rai per una notte. Rai per una notte, io, che era una serata particolare. Non sapevo cos'era. Io sono andato lì e mi ho, sono arrivato in macchina, ho parcheggiato e ho fatto a piedi un chilometro in mezzo a centinaia di migliaia di persone che mi chiedevano autografo. Io non sapevo dove stavo andando. Entro, c'è un palazzetto dello sport con una diretta internazionale Mondovisione con Santoro, con 8 intellettuali sceltissimi, sì, che sì, parlano, e io che vengo sbattuto lì dentro senza aver preparato nulla, sì, sì, non sapevo, cioè, wow. Infatti, vedi il commento com'è? Il commento è wow, cioè... Sì, perché tu non hai idea proprio di andare su un otto volante o fare, non è paragonabile a questa cosa. Questa sua descrizione, no, di condotta di vita, se vogliamo, è proprio mostrare un lembo di carne. E in realtà avete anche dei tratti in comune su questo, nel senso che ogni tanto avete bisogno di far sentire al pubblico sono di carne, no? Cosa che non è così scontata nel plasticume che ci viene imposto per tante motivazioni, anche perché ovviamente poi il giudizio che arriva dal pubblico che ascolta un racconto vero è sempre distorto. Pure vengono messe il pubblico lì, quando è di fronte a me, quando ascolta me o quando... pubblico capisce perfettamente. Certo che lo capisce, però quando parla o quando non sente ciò che dice riportato da terzi. I giornalisti il problema. No, ma poi già vedere, secondo me, è spersonalizzante, no? Vedere l'articolo con la faccia di Federico, con la faccia di Marco, dichiarazione, in quel momento tu non riesci ad umanizzare. No, non riesci neanche, cioè, ma non sei neanche tenuto a farlo, nel senso che... Esatto. Come puoi? Sei in realtà portato a giudicare. Sì, sentirti migliore di quello che sta in prima pagina. Qualsiasi cosa tu dica, già posto in quella condizione lì, tu sei respingente. Sì. E di conseguenza poi sei devi essere, cioè è una cosa fatta per essere giudicata in qualche modo, sì, no? ma proprio per espiare se stessi, però, secondo me, da parte del pubblico. Io ritorno a dire che c'è un'avventura qua, perché è veramente Indiana Jones, cioè è, perché poi non è una cosa che è un percorso che uno fa a caso, perché io ho gli obiettivi, cioè io ho dei percorsi di, anche di studio per quello che io sono, cioè sono uno che studia, sono uno che è molto preparato dal punto di vista proprio della mia materia, tecnicamente, anche a livello scientifico, cioè io so usare molto bene i computer, per esempio, i software musicali di programmazione, i sintetizzatori. Ho visto, cioè, gli esperimenti, no, su Instagram. Per dire, non è che sono uno che si mette lì e giocherella con le cose. Però sai che, cioè, esiste l'imprevedibilità della vita. È quello che cerco, perché in realtà sono fondamentalmente un dissidente. Cioè sono un dissidente, quindi diciamo anche un anarchico libertario, e lo sarei al di là della televisione, al di là del successo o del non successo. Lo sono io perché ho questo carattere e sono... contento di essere all'inizio. Io non scambierei la mia vita con quella di qualcun altro, cioè. Ti faccio una domanda da fuori, in quanto dissidente, però perché continui? Ma io la risposta in realtà ce l'avrei, però la chiedo a te. Per sostenere la Meloni? No, ma se vuoi arriviamo anche a quello, ma. No, perché continui a cercare i riflettori? No, non li cerco, perché io sono un uomo di spettacolo. Cioè, per me è lo spettacolo. Te l'ho detto, a 6 anni io sono andato sul muretto, sono scappato dalla chiesa, io devo esibirmi. Perché, come direbbe, non so, Charles Aznavour, sono un istrione. Cioè, è un po' quello, però... È la sua natura, è il suo habitat, è, sì, quello che ci ha descritto prima. Io sul palco sto bene. Sto bene sul palco e faccio una cosa che fa stare bene me, però si divertono. Per cui evidentemente... torna tutto, cioè non c'è qualcosa che non va, non c'è gente che si lamenta, oh buffone vai a casa, no, quando sono sul palco. In quel momento no. Va tutto bene. Cioè. Va tutto bene. Per cui evidentemente, cioè, non è sbagliata come traccia, no? Però lo faccio, io parlo, riporto sempre alla musica, perché io comunque sono musicista, certo. Cioè, che posso essere uno che magari parla, che fa una battuta piuttosto che dice una cosa, oppure che è appunto il folklore intorno alla mia vita, però... Io sono musicista. La televisione, per cui poi dopo lui, e lo ringrazio, dice: io ho imparato da te a fare la televisione, ma io faccio una non televisione.
Beh, infatti credo di aver imparato anch'io a fare la non televisione, ecco, perché come... poi di cagate ne fate anch'io. Come bene faceva il non teatro. Sì, appunto, poi perché andiamo sempre là? Cioè, ci interessano quei modelli qua. Ma anche Celentano, voglio dire, nel suo essere un'istituzionale. Sì, sì, però sì, è uno che ha detto spegnete la TV. Silenzio. È uno, silenzio. È uno, quindi voglio dire, è un non. A me interessa il non. E l'atto a Sanremo... Allora, è proprio l'essenza dell'anti Sanremo, se ci pensate, no? È una chiarare Sanremo. Esatto. Scusami. Quello è stato però dettato da esigenze reali che adesso non voglio affrontare qua. Sì, no? Sì, sono cazzi le vostri. Cazzi nostri. Diciamo che a un certo punto io sento l'esigenza di dirgli delle cose che non posso in un altro modo. Sfrutto il palco perché io mi sento tranquillo sul palco, è casa mia, è un linguaggio che padroneggio e gli dico quel che penso. Sono cantautore, mi scrivo i miei pezzi, che cazzo me lo viene. Però ti è mai... Per un attimo, quanti anni sono passati da questo? Tre o quattro. Ci sono però delle cose fantastiche. Io comunque adesso, al di là del giudizio, no? Voglio dire in un aspetto di backstage che... Quando dentro di me ho sentito che ho capito cosa volevo fare, mancavano tre minuti dalla performance, quindi ero già sulle scalettine. Bugo che non aveva capito che cosa, cioè cosa stesse, però io comunque, cioè, che lo guardavo incazzato nero, proprio incazzato nero, te lo faccio pagare di brutto, mi insulto, cioè lui, capito, cercava complicità, la gente non capiva cosa sta succedendo, lui aveva paura a venirmi appresso, salivamo le scale, dicevo, vieni, dai, dai, forza, andiamo, e lui, avete visto che mi... puttana, gli dicevo, glielo guardavo in faccia e dicevo, io adesso ti faccio, non sai cosa ti aspetta. Scendo da solo. Un duello faccio, western comunque. Scendo da solo e Bugo che lo calci, danno i calci per far sì che lui si uccide. Aveva paura. Allora, praticamente perché l'aveva fatta talmente di ogni, che cazzo si meritava sta cosa qua, no? Io lo pensavo. Per cui, però, arriva la tastiera con i miei 50 fogli, dove in uno di questi c'era scritta la roba che avevo scritto là. In uno di questi. Sti fogli che, cioè, non c'era manco il leggio, cadevano. Bugo si è avvicinato e gli ha fatto... Così, ne ha preso una, ha sbagliato a prenderlo, per cui comunque gli è andata male, mi rimane il foglio giusto. Intanto il pezzo parte e io dentro, dura un anno questo riff a me, mi dura un anno, dico lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Tu non hai idea di cosa stiamo, lo faccio o non lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Le brutte intenzioni, appena ho attaccato, io lì è stato proprio, mi sono buttato dall'Empire State Building. Wow! C'è proprio una sensazione. Vedi quanto, wow, quanto è cinematografica la sua descrizione? Lui ha appena descritto una tecnica cinematografica, cioè enfatizzare dei tempi. Ok? Cioè lo spettatore percepisce magari che un momento di 3 secondi dura 10 minuti. Esatto. È così. È quello che hai appena descritto tu. È meraviglioso, secondo me. Mi sono buttato io, cioè. Però adesso, wow, posso dirti, adesso che sono passati anni, non ti dispiace un po'? Cioè, per pensa, lui? Sì. No, no, cioè, no, alla fine... io so che perché. Va bene, tu saprai anche il perché, però so questo, perché questa persona oggettivamente è stata distrutta, ma lui è... distrutta ma da ma questa cosa. Ma lui l'ha fatta troppo grossa. L'ha fatta però grossa, cazzo, ma non mi viene in mente lui, di beccarvi. Tutti, no, io non riuscivo, perché comunque c'è un sacco di testimonianza del fatto che, cioè, io anche ogni tanto me la vado a rivedere, no? La nostra conversazione, perché io ho tentato disperatamente, figurati, cioè, veramente. Lì la vicenda è che io cercavo di dirgli parliamone, risolviamo le cose, ma lui no, parli col mio manager. Ciao. Chiaro, però sarebbe ingiusto. È disperato. In questo racconto cinematografico, certo, non dire che c'è stata una vittima, giusta o ingiusta che sia. Però pure io sono stato la vittima, perché in realtà io sono quello che da lì non ha più lavorato. Lui sì, invece. Sì, entrambi siete stati. Secondo me, ovviamente, Federico... Cioè, il giorno dopo si fa Domenica In, tutti i cantanti di Default, ci andò lui. Però secondo me, perché? Sai Marco... io l'avevo fatto fare, secondo me fare il bilancio di chi ha sofferto di più, no, è ingeneroso. Io ho sofferto prima. Io dopo me la sono goduta, perché è come quando veramente dici chi la fa l'aspetti. No, chiaro, però effettivamente da un certo punto di vista, no? Il parallelismo sempre in tema cinematografico potrebbe essere il seguente: un grande regista che però sul set magari tratta male gli attori, non so, mi viene in mente Lars von Trier, sì, o sì, anche Kubrick, no? Ma anche Dario Argento. Anche Dario Argento. Poi magari esce fuori un capolavoro, esce, sì, fuori Dogville, Shining, certo, Dancer in the Dark. Però poi, come Ice dice, come dice, esatto, con Nicole Kidman, come dice giustamente Federico, poi magari quella persona
Tipo Bjork ha smesso di recitare praticamente. Sì. Secondo me quindi è giusto aggiungere questo. È giusto anche senza, perché senza lui giudizio, qua non c'è. Sì, senza giudizio. Perché... No, ma senza giudizio, proprio a prescindere da quella vicenda, dire c'è anche quella cosa lì. Qualsiasi vicenda umana, ma chiaramente, certo, che ha a che fare col rapporto. È giusto anche perché lui non c'è qui. E a me una cosa che, di cui io mi sono lamentato tanto, è che avevano fatto tutti i processi televisivi a me senza che la mia presenza. Certo, certo. E quindi io invece, io non amo questa cosa, dico che non mi piace e non la faccio io certo agli altri. No, no, per no. Cui voglio raccontare soltanto l'aspetto interno mio, della mia prospettiva, ma dal punto di vista divertente, ecco, non rivivendone il dramma, certo, ma rivivendone l'aspetto ludico, perché poi alla fine, ammettiamolo, tutti si sono spisciati da ma ridere. Certo. Cioè, e allora c'è anche quell'aspetto lì che è stato un atto di commedia, di grande... Ma per questo che ti facevo situazionismo. Ma per questo che ti facevo l'esempio, perché Shining rimane un capolavoro, nonostante Sherry Duval nel corso degli anni abbia detto a più riprese mi trattava malissimo. Quindi se stacchiamo l'opera da, diciamo, dai personaggi che però realmente hanno sostenuto delle vicende tragiche, quello rimane effettivamente un pezzo di storia, però di Sanremo e della TV. Fa un po' acqua, certo, rimane un pezzo di storia, ma che è stata poco sfruttata, nel senso, poco capita, non è stata assolutamente, diciamo, non gli è stata data una grammatica, non gli è stato dato una lettura e un utilizzo anche nello show business, perché da quella roba si poteva tirar fuori come dal maiale tutto, cioè qualsiasi cosa, eppure non è stato fatto un'operazione, non è stata fatta per dire, io sono il primo che nel momento in cui c'ha in mano quella roba, io mica sapevo che veniva fuori questa cosa qua, certo. Io c'avevo la mia esigenza di dirgli quattro cose a lui, io certo, non avevo idea. Poi è diventata di una hit. Allora a quel punto però prendila, fatti furbo e fai il professionista. Fai la hit. E invece no, il buco non mi ha più, cioè io ho tentato, diciamo, facciamo la reunion. Cioè, facciamo la riunione a questo certo punto. Non se l'è giocata, cazzo. Però tu da artista sai che... Dico, fallo, fai uscire il pezzo dove mi rispondi. Vabbè, è chiaro. Però tu da artista sai che le creazioni alle volte... Non sono magari nel contesto giusto o... E lì però l'Italia, che veramente è troppo triste in queste cose, non riesce assolutamente mai a giocare ad alti livelli, perché negli Stati Uniti una cosa del genere sarebbe stata veramente molto vissuta, cioè avrebbe... Certo, certo. Sarebbe stata usata giustamente nello show business, nello spettacolo, perché era un momento di spettacolo, strano fin quanto poi, però di novità. È pure vero che, nel senso, devi avere quel tipo di tenuta, perché magari da parte di Bugo non c'era. Ma ci può stare, cioè, nel senso. Ma la studi, ci mettiamo, la studiamo. No, no, ma non a farla, cioè la compostezza umana, la tenuta umana. Il limite lì è che io, per esempio, il giorno dopo ho chiamato, per esempio, l'autore del testo, no? E dicendogli, dai, cazzo, cerca di dirgli a Bugo, che fargliela capire un attimo, che così ce la pigliamo in mano bene, no? No, tu sei tu. E questo detto, no, perché tu hai rovinato una canzone, eh? E tu, ma sei scemo? Perché io ci ho messo la mia vita in quella canzone. Oddio, ciao. Lo so, però no, nel senso, capisci che tu hai questo modo alla fine di affrontare. Tu hai questo modo di affrontare la vita, ripeto, che io ammiro. Lui preferiva andare fuori da Sanremo come un perfetto nessuno, con un pezzo che non si sarebbe inculato nessuno. Cioè, però... ma gli ho dato cazzo una cosa. Cioè... No, no, ma io guarda, ti ripeto che dall'esterno, poi soprattutto, apprezzo molto questa modalità di condurre la propria vita. Spettacolo. Però, secondo me, a un certo punto dobbiamo anche accettare che non tutti hanno la stessa voglia. Sì, vabbè, vai in Burkina Faso dove hanno problemi di fame e non si mettono a fare concerti, però cioè, no, insomma, no, parlo di allora, relazioni. No, dico, stiamo giocando lo spettacolo, facciamo spettacolo, certo. Però cioè, dobbiamo essere anche magari quando c'è un qualcosa che sconfina dal solo show, perché c'era stata anche magari una cosa umana. Charlie Chaplin si faceva problemi, cioè nel senso, quando c'è di fronte allo spettacolo, cioè non c'è limite lì. No, no, ma il presupposto esplode per creare il palcoscenico è mancato lì, dopo, secondo me. Però, vedi, hai citato Chaplin, e citiamo pure Buster Keaton, Luci della ribalta, così abbiamo fatto l'unplan. Chaplin era uno che è andato al concorso dei sosia. Dei sosia ed è arrivato terzo. Sta cosa poi non si sa. Però, come dicevi tu prima, facciamo finta che sia vera. È bello pensare che sia vera. Sì. Molti dicono di no, però facciamo finta di sì. Di Morgan, senti, invece arriviamo a un'altra parentesi che io vedo buia, ma non so come hai vissuto tu.
che è quando hai avuto lo sfratto da casa tua? E tutte, innanzitutto adesso la situazione è un po' meglio. Ma guarda, senti, io con il mio ingegno, no? Con il mio ingegno, solo con quello, non con altro, sono uno che produce un sacco di denaro, come te, ok? La differenza è che forse io sono meno bravo a fare i calcoli, perché sono un po' più cazzone, abbiamo descritto lati della mia personalità, così un po' più magari anche meno capace di avere i piedi per terra, di fare, però meno calcolatore. Questo non vuol dire che tu me li devi fottere. Mm. No? Ecco, vabbè, guarda, su quello anche io. Ok. No, allora, non è che sono proprio così bravo. Cioè, è facile fottere, è molto facile. Anche perché io sono uno che se ti vede che mi fotti, io ti perdono. Cioè, io non voglio umiliarti. Perché per me il denaro non vale la pena di uscire. Per me la questione di Bugo è un'altra. Infatti, non è legata al denaro. Sono cose di ideali, sono cose di proprio che sono dei valori che non hanno a che fare col denaro. Sono dei valori di rispetto, di lealtà, di amicizia, di tradimento, di verità, di bugia. Sono altri parametri. Quello del denaro per me non vale la pena. Però io sono uno che se mi togli tutto, io domani li rifaccio. E non ho problemi di come fa. Per cui ho vissuto dei periodi della vita dove mi mangiavano intorno una marea di persone, una marea. E altre volte dove non, magari facevo in tempo anche, ma a me mi passano davanti i soldi sotto il naso e non me ne rimangono. La casa è stata, io me la sono pagata lavorando. No, ti faccio... ma adesso io sto benissimo. Eppure faccio la figura di quello che non paga gli alimenti alle figlie, che non fa, e quelle robe sono assurde, perché fanno, non è vero, cioè sono balle, sono montature mediatiche, non è vero. Su Wikipedia però c'è scritto che io sono dei processi penali, condannato, perché, ma non è vero, eppure non si riesce a farlo togliere. Cioè, capito? Ti posso fare una domanda specifica che a me in quell'avvenimento mi aveva colpito, no? Perché, ma è stato dolorosissimo. Perché ho cercato di impersonificarmi in te, cioè una situazione in cui comunque casa tua era un mausoleo. Un tempio. Bellissima, poi. Un luogo di culto in qualche modo. Era bello. Tu perdi veramente una parte di te. Sì. Eppure, cazzo, anche in quella situazione, e te lo dice uno che non si sottrae ai riflettori, da sempre... Mi sono messo nei riflettori? Cazzo, ti sei andato lì e sei andato a parlarci, piuttosto che prendere, salire in macchina e andartene via. Sono curioso di sapere perché? Cosa ti porta... Allora, ok, perché lì si dice talmente tanta roba senza darmi la possibilità di replica, che sento l'esigenza di dire no, ragazzi, non è così. Cioè, perché siccome io la voce e la parola ce le ho, io mi sembra un incubo il fatto che ti mettono davanti la realtà. Questo dice che tu hai fatto questo, questo dice che tu hai fatto questo, questo non è così, non potete, cioè non potete. E ci sono solo, perché se ci fosse qualcun altro che magari dice ma no, ma Morgan non è, invece nessuno si espone per me, nessuno, quindi sono l'unico che deve... Io su questa cosa qui, cioè, sono identico a lui, e sai perché effettivamente dall'esterno arriva questa percezione, cioè cavolo, perché vai ad impelagarti in una cosa dove non puoi vincere? Perché è come, purtroppo, nel momento in cui non hai nessuna voce no, io dico in generale. Golia e il gigante, chi è che ha vinto? No, ma tu poi hai vinto perché tutte Davide queste le hai superate. Ma io dico in quel momento specifico. Davide, non il gigante ha perso. No, ma infatti nel corso degli anni tu le hai vinte tutte queste. Il tempo diciamo che ha restituito molto a te. Però in quel momento, ho capito che intende Federico, cioè la sensazione di afferrare l'oceano con un bicchiere. Perché tu hai tutti i giornalisti, gente che parla, altri che dicono, e tu vorresti rispondere a tutti contemporaneamente. Però, ma ovviamente in quel momento non è possibile. Ho fatto una cosa, io ti racconto solo due cose che secondo me sono giuste per questa giornata di rivelazioni. A un certo punto non potevo più rimanere lì dentro, perché è arrivato il momento in cui erano armati, ok? Sono entrati in 12, erano armati. Io ho cominciato a usare la poesia, mi sono messo in piedi sul divano declamando Shakespeare, no? Questi avevano le pistole, ne fregava un cazzo, cioè tu vai fuori di qua, ok? Adesso. E gliel'ho dette di ogni colore, di tutto. A un certo punto ho capito, va bene, basta, cioè, ok?
mi fate andare un attimo a suonare il pianoforte l'ultima volta? Ok, sono sceso da solo, ho suonato la patetica di Beethoven a dei livelli che mi sono fatto sangue, il pianoforte era pieno di sangue, c'era il pianoforte pieno di sangue, e la gente per strada, in silenzio, che ascoltava questa cosa, la polizia pure, al piano di sopra, io sotto che suonavo la patetica di Beethoven che mi sono spaccato le unghie dalla rabbia, no? Una volta finita questa cosa, sono uscito. A quel punto sono uscito, sono montato in macchina e ho detto, ma ragazzi, ma che è sto mortorio? Mi è successo un caso. Lo vedi quanto è, cioè, quanto è cinematografica questa cosa? Tipo il pianista che sta là, ma c'è il piano col sangue, e torniamo agli inizi, al racconto anche di tuo papà, no? Il sangue che unisce tutto. È quel mio destino così, cioè. Però adesso pensare a quella esecuzione, non so quanto darei per qualcuno l'avesse registrato. Sentivo in lontananza, capito, dalla cantina, sta cosa di. Però vedi, quella è la programmazione. Cioè, se l'avessi saputo, invece. Però su Wikipedia tu sei andato, non c'è scritta la verità, non c'è scritta sta roba, cazzo. Però adesso l'hai detta, vedi? Adesso l'hai detta. Senti, prima di lasciarci, mi è venuta in mente sta. Facci una domanda, posso? Vai, certo. Alla fine, com'è andato questo muschio di oggi? Bene, bene. Questo muschio è andato molto bene. Speriamo. Non come Jerry Scotti. Non come Jerry Scotti. Non come... Senti, ti volevo chiedere una cosa. In questo momento io sono in una situazione particolare in cui sono orfano di sigla. Nel senso che te stanno andando. Io. Vuoi provare a farvi una. Proviamo. Io non voglio provare, io te la voglio fare. Okay. Spengi i nostri mic allora. Ok. Spegniamo. Però deve essere. Ma non adesso, eh? In questo momento, qua con l'ukulele. No, vabbè, ma te la faccio un po' a casa anche, dai, per vabbè, la cura, vabbè. Te la do. Vabbè, questa è la fase embrionale, embrionale, dai. Però. La demo. Non voglio crescere. Non voglio crescere. Però. Si deve. Dobbiamo tutti, anche se la vita non è un'avventura, né un problema da risolvere, non si sa cos'è. Muschio selvaggio. Siamo io e te. Un applauso a Morgan per essere stato con noi qui a Muschio Selvaggio. Io mi sto commuovendo. Dai, non era schifosa. Mancava la nota, effettivamente, e l'abbiamo inserita. Bene, grazie ragazzi, è stato un piacere. Grazie a te. Dai, 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 tacco.